la società Versilia Ambiente ha assunto a tempo indeterminato 25 lavoratori. Ad annunciarlo l'amministratore delegato Alberto Corsetti e le organizzazioni sindacali, al termine di un percorso iniziato nel 2012. Nel giugno di quell'anno i comuni versiliesi decisero di affidare alla società Versilia Ambiente l'impianto per lo smaltimento di rifiuti urbani di Pioppo Gatto, dopo il fallimento gestionale di Tev Veolia, che lo aveva abbandonato con 8.000 tonnellate di rifiuti lasciati in giacenza e molte attrezzature in cattivo stato di manutenzione. Oggi, in attesa di essere acquisito dal nuovo gestore unico, in accordo con l'autorità di ambito e le organizzazioni sindacali, l'azienda ha messo in atto un piano di stabilizzazione del personale. La nuova gestione, si legge in un comunicato della società, ha raggiunto due obiettivi: ridurre del 25% i costi dello smaltimento dei rifiuti rispetto al passato ed assumere a tempo indeterminato 25 persone che dopo la cessazione del precedente gestore si trovarono in cassa integrazione e successivamente in mobilità. Il percorso che ha portato a queste assunzioni è stato realizzato passo passo insieme alle organizzazioni sindacali, ha dato costa alla Prefettura di Lucca, al Consorzio Ambiente Versilia e alla Provincia.